in questo momento avverto quello stesso entusiasmo che Gianluigi è riuscito sempre a darmi. Ho avuto modo di conoscerlo molti anni fa come dirigente, come grande dirigente della pallavolo, poi l'ho ritrovato come collega nell'Unione Stampa Sportiva. Devo dire che Gianluigi ha avuto sempre una linea, un minimo comune denominatore che lo ha sempre accompagnato. Quello di riuscire a trasmettere sempre entusiasmo, prospettive interessanti a tutte le persone che lavoravano con lui. Prima parlava Filippo Grassia di fratellone, devo dire anch'io l'ho sempre considerato un fratello. E vorrei aggiungere una cosa in particolare. Ho avvertito dopo la sua scomparsa, sto avvertendo ancora un grande vuoto, però paradossalmente. Gianluigi è come se ci fosse sempre. Devo dare merito, grande merito a Michele Corti di essere riuscito con queste straordinarie iniziative a riempire quel vuoto fisico che l'assenza di Gianluigi ci ha lasciato, ma effettivamente tutte queste iniziative lo mantengono vivo nel ricordo, nel pensiero, nel cuore di tutte quelle persone che lo hanno accompagnato, lo hanno seguito. E lo hanno amato in tutti questi anni. È una persona che abbiamo sempre sentito vicino a noi, anche perché devo dire che una cosa straordinaria nella quale io mi sono sempre sentito vicino a Gianluigi è quella di un uomo che aveva sempre delle interessanti prospettive davanti. E anche nei giorni della sua sofferenza, Gianluigi era sempre estremamente positivo. E incoraggiava tutte le persone che si intrattenessero con lui, incoraggiava ad andare avanti e guardare avanti con successo. Per cui a questo punto io ovviamente ringrazio Michele di questo invito e faccio anche i complimenti, oltre che per quel premio internazionale di cui parlava Filippo Grassia, complimenti per questa iniziativa del libro e complimenti in particolare anche per l'iniziativa benefica che è legata al libro, alle vendite del libro, iniziativa benefica che ha sempre contraddistinto anche questa il carattere, il principio, la mente e il cuore di Gianluigi Corti. Grazie a voi. Grazie di cuore Franco, ci ritroviamo presto nella nostra Ussi, nella Ussi di Gianluigi che mi ha trasmesso anche questa passione. Ricordo che proprio l'annuario nato a Quartus Sant'Elena nel 1994 mi vedeva per la prima volta come delegato Ussi, avevo solo 21 anni in quella circostanza in Sardegna, nella terra dell'amico Carmelo Alfonso. Quindi andremo avanti nell'Ussi con lo stesso entusiasmo.